I top e i flop della quarta giornata della Champions League. Juve 10, dopo 9 pareggi consecutivi in Europa, 6 in Europa League e 3 in Champions League, la squadra di Conte cancella la sconfitta interna con l'Inter, travolge i campioni di Danimarca, rifila loro 4 gol e torna in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale, sebbene la vittoria in extremis del Chelsea sullo Shakhtar Donetsk a Stamford Bridge complichi la situazione. Ora i bianconeri sono obbligati a battere il Chelsea il 20 novembre per continuare a coltivare la speranza di ingresso negli ottavi di finale. Ma la reazione della formazione di Conte è stata davvero importante. 9 Marchisio, quando gioca lui, gioca la Juve. È tornato su livelli di rendimento della prima parte della stagione e soprattutto ha impresso una svolta al gioco della Juventus. Oltre al gol importante che ha segnato, si è confermato uno dei più forti centrocampisti del mondo. Pato, 8, è tornato a segnare dopo una assenza dal tabellino dei marcatori che sembrava non dovesse finire mai. L'ultima rete l'aveva realizzata il 18 gennaio scorso. Può essere il brasiliano l'uomo in più nella ricostruzione del Milan e soprattutto nell'inseguimento, nella rincorsa alla qualificazione agli ottavi di finale dei rossoneri, ai quali serviranno 4 punti nelle prossime 2 partite per tagliare il traguardo. Allegri, 7. Nonostante la società continui a metterlo in difficoltà e non gli garantisca la tranquillità necessaria di cui avrebbe bisogno, il tecnico rossonero è riuscito a riacciuffare il Malaga, che prima del pareggio di San Siro aveva inanellato 3 vittorie consecutive senza subire un gol, e ha dimostrato che può arrivare agli ottavi di finale della Champions League ad onta di un organico infinitamente più debole rispetto a quello che aveva sino al termine della stagione scorsa. 5 alla società Milan. Proprio nel giorno di Milan-Malaga si materializza il pastrocchio del presunto mancato, smentito, negato incontro di Galliani con il fratello di Guardiola e con Estiarte, il manager dell'ex allenatore del Barcellona. L'amministratore delegato rossonero smentisce categoricamente di avere mai incontrato e avere mai visto il fratello di Guardiola, ma non è questo il punto. Sappiamo molto bene come certi contatti possano essere presi indipendentemente dal fatto che ci si incontri fisicamente al ristorante prediletto del numero 2 rossonero. La verità è che il Milan ha tutto il diritto di accarezzare il sogno Guardiola, ma dovrebbe sentire il dovere di lasciare Allegri in pace, di consentirgli di lavorare nel modo migliore. 4 a Rasmussen, l'arbitro della partita tra il Manchester City e l'Ajax, finita 2-2, ma in realtà caratterizzata dalle cantonate del direttore di gara che ha pesantemente danneggiato la squadra di Roberto Mancini. Come dire che tutto il mondo è paese, che gli arbitri italiani, buona parte degli arbitri italiani, sono tecnicamente mediocri, ma anche in Europa non si scherza. Complimenti a Collina.